Salve a tutti, benvenuti in una nuova Christmas Challenge col mio Ciao. amore elfico. Visto che ci hanno chiesto di fare dei video di coppia e mi hanno chiesto di fare anche delle tematiche sessuali, uniamo insieme le due cose. Faremo quello che avremmo dovuto fare nel suo video al raggiungimento di 100 visual, quindi vi lascio qua sotto il suo video. Però comunque lo facciamo in versione un po' più blanda, mettiamola così. C'è qualche domanda, se vogliamo non rispondiamo. Comunque. E niente, partiamo con le domande, così il video non dura in eterno. Mettete l'hashtag Christmas Challenge, non so che numero sarà questo perché li metto in disordine, vai. La prima domanda. Penso mi divertirò. Lo hai mai fatto di nascosto in pubblico? Dobbiamo fare i cartelli sì o no? Dobbiamo fare tipo... No, non è tipo hai mai, Non è quindi no, mai. vai. Lo hai mai fatto in pubblico di Ma nascosto? vale nella coppia nostra in generale? Ti penso. O in generale. O lo facciamo in In generale. generale lo facciamo solo nella nostra O coppia. se no lo facciamo nella nostra coppia. Il mio tuo, decidiamo prima di fare domande. In generale o nella nostra coppia? Nella Facciamo la nostra coppia nostra di coppia, di coppia. coppia, giusto? No, lo No, sappia, no. No, vabbè, vai avanti. okay. Seconda domanda. Hai mai ricevuto proposte di una persona molto più adulta o più giovane? Questa cosa generica, amore, non è di Allora, coppia. Gina, e mi esce fuori di coppia. Questa Eh sì, perché è di devi di coppia. coppia per farle litigare. Che devono essere generiche, amore. Ecco. Quindi dobbiamo ricominciare da capo. Allora, praticamente, la prima. La prima, lo hai mai fatto di nascosto in pubblico? Sì. Andiamo No. avanti. Hai mai ricevuto proposte da una persona molto più adulta o più giovane? No. Ah, forse su Facebook, ma no. C'era la cosa che quando avevo messo bisbetico domato mi erano uscite fuori le proposte che tra... Lasciamo Ormai stare. lasciamo perdere, sembra un po' pietoso. Hai mai avuto una fantasia erotica con Tante. Ho me? aspettato tanto Tanto. tempo su È stronzo, quindi giusto? c'è per forza. È Ho certo. sognato anche di fare un triangolo amoroso. Hai chi pensi mentre ti Io masturbi? non mi masturbo, non mi piace. Onesta. Poi se lo faccio non penso a nessuno in particolare, mi guardo i film porno. Ah, Quindi interessante. sinceramente non ho visibilità, non immagino nessuna. No, devi rispondere anche tu, eh. Cosa? Attendo. Vabbè, Selena allora. Gomez. Vabbè, sì, diciamo ogni tanto, però. Tante cose messe insieme, tanti pensieri. Sì, immagina le orge con varie donne. No, esagerata, no, no, non mi Una piace. volta a me è successo, cioè non è che l'ho immaginato No, io, non mi era in un piace. sogno. Non mi piace. Eri visto come Jack Sparrow in una nave. Era molto figo come sogno Jack Sparrow, erotico. beh, Sì, diceva andare in baggio. c'era quella lì di Atomica Bionda, forse. Film Mi molto riuscì. interessante, mai Sì, è visto nella mia stato. vita. È Sarà un'altra storia da un'altra raccontare. storia. Hai avuto un SN? È un'avventura di una notte. No, mai. Ah, no. C'è scritto sotto, ma lo basta leggere. Ah, Night ok. Start sarebbe quella che probabilmente ti Ah. scopri uno così a Ah, muzzo. no, no, No. Questo non è, nemmeno mi è piaciuto uno sconosciuto. Quando scrivo queste no. cose senza senso. Giusto. Hai mai provato la simulazione Questa cosa deve uscire online. anale? Meglio di no. Se non domande un po' troppo hot. Fin troppo. Vabbè, sì, dai, sì. Sì. Sì, Vabbè, che io che ci devo fare, sì. Dopo aver provato? no. Ok. Perfetto. Ti sei mai eccitato o Sì. eccitata senza Tante volerlo? volte, sì. Vabbè, Nei primi mesi può era capitare, perenne la può cosa, anche capitare, sì. adesso, purtroppo. Ah, ecco. Faresti una cosa a tre con me? No. No, 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 se riusciamo a clonarci, sì, mi piacerebbe. Clono lui e lo faccio a tre, così non è tradimento. troppo Oppure facciamo un'orgia di dopo gruppo, mi clono, tutti i due. cloni e li si clonano. Sinceramente, vedermi fare sesso farebbe troppo schifo. Questa la lasciamo. No, no, ce la leggi. Hai mai desiderato farlo con il professore o la professoressa? No. Sì. Io sì. Avevo un fighissimo professore di fisica. Ah, ecco. Avevo zero, ma era veramente figo. Qual è
la cosa più spinta spinta a a cui cui hai hai mai mai pensato. pensato? Perché non saprei. Forse Di, parla di sesso immaginario. sicuro grazie a E cazzo l'avevo beh, ovvio. pensato. Ma ho pensato di tipo giochi di ruolo forse. Può essere Tipo che eri chiaramente vuoi pompiere, ottenere è poliziotto, tipo quello, come nei può film darsi di porno, ma niente quello. di particolare. Moto Christian Grey, ma legarmi non mi fa impazzire, sinceramente. Però tipo che magari un elicottero in un posto molto figo, di farlo tipo insomma, nel mare. Poi ho pensato che forse la sabbia nella patata non è il massimo. No, quello è un po' No, troppo. forse meglio farlo su uno sciomano. Sono finite le domande. Ma sono finite già? Vabbè, Sì, sono 10. allora veniamo all'altra domanda dell'altra volta, era la posizione preferita. Cioè, la cosa più importante nessuno la mette mai. La posizione preferita. Iniziamo da te. Però È tu il tuo rispondi canale. mai. No, tu rispondi. Io ne ho due. Perché sono pigra anche. Ah, io sotto. Pure, cioè, ma brutto dirlo come lo dico io, avrebbe un nome tecnico, ma non so come. È la pecorina. Semi sdraiata. Allora, se vedete che ci stiamo un po' vergognando di fare questo video, non preoccupatevi perché queste domande erano, l'ho prese, le abbiamo prese da un sito, Cerca quindi. l'altro sito perché mi sembra strano che sono solo così poche. Allora. Cioè, cercate tutte. L'altra volta Sì. mica l'ho cercata io, mi facevano delle domande oscene. Quindi è. Andiamo Tipo ti chiede l'anale ma non l'orale? Ma strano. Ma comunque non hai risposto tu. Non parli l'evasivo e il furbastro. Quali le tue posizioni preferite? Allora, come si direbbe la missionaria? Normale. Sopra e sopra. E Io sopra e tu sotto. quella Allora, non è lei signore. sopra? Missionario? No. No? Ah, ok, meno male. Sono pigra. Un peccato mi stanco. Giusto. Però se necessito lo faccio anche. C'è problema. Poi abbiamo molte variazioni anche. Non c'è problema. Basta. Ah, questo è proprio con le domande indovina cosa ha sotto la ragazza. Sì, indovina cosa indosso in questo Ma momento. perché l'ottava domanda? Non lo so, l'ottava, perché la prima dice come e dove ti piacerebbe che ti toccassi. Queste sono più cose secondo Lo me so, è un po' c'entrano. troppo. Ti faccio le domande, facciamo prima. Tanto c'ho quelle che ci ha fatto, non mi ricordo, qualcuno della nostra scuola che ha dei problemi psichiatrici. L'altro era tipo, se solo le sono, con mia madre dietro perché sta cucinando ancora meglio, dopo tanto le ha aperte sessualmente. Sessuale sì o no? Nel dare o ricevere? Cioè, ti piace fare. Non so io, perché tu non stai cercando domande? Sblocca il telefono. Tanto rispondi alla domanda. La rispondo prima io. Sì, No, vai. rispondo prima tu. È il canale, la Sì. video. Sì, io sono molto aperta. Se solamente ho sbagliato in tutti i miei video. Giusto. Però l'anale no, perché non voglio finire in ospedale. No, 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 Con lui no. 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 E lo capirono tutti che il mio ragazzo aveva grandi doti. Propiziatorio. Ecco. Perché qua dice tutto così? Perché mi chiedendo Le cerco la domanda. io e tu non sei capace. Ci vuoi andare a 250 domande e Oh, eccole qua. Oppure con la immagine di 50 sfumature. Non hai risposto però tu. dai, sì, dai, sì. Si dare o si riceve dare? Cosa sarebbe? Beh, dai, sì, per far gioire la propria Quindi ragazza, tu certo. entrambi i sensi, Sì. perfetto. Com'è stato il tuo primo bacio? Molto complicato, perché se spaventa. Aspetta, dammi qua. No, no, Il perché mio telefono! rispondo. No, il mio. Allora, il primo bacio è stato molto complicato perché lei si è spaventata che. Quello bacio a stampo, non so se tu conta come bacio. Però. Conta per te. Come primo bacio. Non me la sono inventata, c'è Non scritta. so. Allora, che ti sei spaventata e che io mi sono allarmato Fatto con una un bacio. faccia mostruosa, tipo da pesce lesso. Comunque, Però. come è stato? È stato scioccante, No, va diciamo, dai. bene. Non
Non è stato scioccante, tu mi hai visto scioccante. Scioccato, sì. Cazzo, caputo via. Il mio primo bacio con te o il primo bacio in generale? Penso il primo, proprio il primo bacio. Non me lo ricordo. Sai che è meglio fare queste domande perché le altre erano un po' troppo serie. Dobbiamo iniziare da Allora, queste. No, no, facciamolo così. È mio. rispondi, Ok, tranquilla. facciamolo così. Allora, in generale ero piccola, quindi non so. Invece serio, primo. Sono onesto. Mi ricordo quello con te del pesce lesso. Però poi andava meglio, dai. No, è andata molto Sì, meglio. con la lingua serpente sonagli. In quale posto hai fatto l'amore la prima volta? Letto. Letto. Siamo classici, sti noi. Yes. A Castella. Normale. Anzi, erano due piazze unite. Questo vi può capire che ovviamente abbiamo un po' diverso. Ti è capitato di fare qualcosa di sessuale che pensi di non rifare Ma mai è più più nel... nella vita? È la 69. complicato. Non sono meno soffocata. Tu No. amore. Io con Ci te. sono stati magari degli incidenti un po' Va così. bene, Non degli incidenti un po' così, ma. No, ho mai fatto tutta la doccia, ci ho provato una volta. abbiamo provato, Forse è stata quella, ho battuto contro io sempre ho avuto incidenti sotto la doccia. ma non ci riesci. Beh, giusto. Qual è l'esperienza sessuale che ti ha divertito di più nella tua La vita? capanna del sesso. Quella In estate, la sì. capanna del sesso. Quella è stata divertente. E anche quando abbiamo scoperto l'anello vibrante. Ecco. Invece quella che ti è rimasta più impressa? La capanna del sesso. Quella, sempre quella. Qual è il porno più interessante? Ti masturbi. La doppia penetrazione. A E due, non so, mi piace. Non lo due. farei mai, però mi piace. Una bella Devi domanda. essere sincero. Tipo, mio ex mi diceva che si vedeva l'anal, poi mi piaceva vedere i culi dei culoni delle tipe. No, io. So che ci sono le categorie YouPorn, non sono nata nel 1800 e sì, le donne guardano i porno come gli uomini, alcune. Nella categoria, a volte mi guardo anche gli anime. Non so, gli anime, Nentei sarebbero. anche gli anime. Sono un po' strani, però. Però più che altro. Come quelli con tante propositi, non è tanto strano. A me piace perché sono una donna. Di su quello che mi guardo. Saranno le lesbiche sicuramente. No. No, strano. Non so E in che cosa. categoria è, però Descrivila. E è quello che ti avevo mandato. che Quella cazzo ne del. so, gli amatoriali classici. Vabbè, di una porno, diciamo, di una pornotara. Tante nelle categorie, Non è una categoria. Ah, no, adesso pornostar famose. è Pornostar uscito fuori una famose. porno Vabbè, standard. un attimo che scopo. Ecco. Cosa hai sempre desiderato fare a letto e non hai mai fatto? E perché non l'hai mai fatto? Una sega con i piedi. Perché mi fa schifo perché ci tengo i miei piedi. Penso No, pensi che ti graffiare che. con le unghie dei piedi. Non E non, infatti, non è bello. mi piace, è una cosa che so che esiste, ma non mi ispira per niente. Non hai mai fatto Pensaci. in piedi, forse. Cioè che non vorresti mai fare, però. Scritto. Ah, non hai mai fatto. E E perché perché non non l'hai l'hai mai mai fatto? fatto? Ah, Ah, ok. perché forse siamo troppo No, io. abbiamo difficoltà di altezza. Cioè, si potrebbe fare, cioè, possiamo provare, però, essendo che abbiamo quasi 10 cm di differenza di altezza, viene un po' Infatti è un più po' difficile. complicato. Quali sono i tuoi sogni e desideri erotici più frequenti? Qual è il tuo? Farlo in albergo. Ah, quello sarebbe molto interessante. Sì. E di farlo nella vasca di massaggio. Così? Ah, Sì, mi piace. sarebbe È una giusto. cosa Eh sì, molto. poi Con con le tre bolle. bolle. Sì, esatto. Tu non hai risposto. Non fare il furbo che salti le domande. Non è molto. Sì, è molto interessante la cosa della Sì, vasca. mi è piaciuto fare un Forse in idromassaggio. macchina, non sono Anche in curioso. macchina sì, perché non l'ho mai fatto perché mi è extra stronzo. Sorella che mi chiama sta attaccare al cazzo. Vai. Ti piacciono i sex toys? È stata una domanda. Ah, questo. Qual è invece il tuo sogno sessuale più strano? Un altro sognato che avevamo fatto a scuola su un banco.
Anche. Quando eravamo appeso a scuola mi capitava di farlo nella classe accanto che era vuota. Una Mi è capitato. volta ho sognato anche di farlo nel bagno, che mi fa veramente schifo farlo nei bagni, però se eravamo sempre a scuola poteva capitare. Sognato nello spogliatoio. Nel spogliatoio Non lo so, era un dove? negozio, Ah, un cazzo, quindi cazzo un così. negozio. Un negozio nello spogliatoio. Qual è invece il tuo? No, qua No, siamo qui. ok. Ti piacciono i sex toys? Sì. C'è qualcuno che preferisci su tutti gli altri? Sì. Allora, di coppia usiamo l'anello vibrante. Non di coppia io uso anche il vibratore a volte. Anche se è morto. Non vibra più. Quindi non Tristezza. so più un cazzo. No, qua. No. Qual è la tua posizione preferita per fare sesso senza limiti? Sinceramente senza limiti, a volte faccio quella, dobbiamo forse cambiare perché penso che se no ci ammazziamo, quindi questa domanda penso che sia insensata. Infatti. Perché sinceramente se facessimo sempre la stessa posizione ci rompiamo il Ci cazzo. comporiamo. No, ci comporiamo pure noi. Sì, anche quello. A cosa pensi di nuovo, di solito quando ti masturbi? Sinceramente, due uomini che fanno lo stesso cazzo. Cioè, guardo quello che è e basta. Non è che immagino grandi cose, non ho molta fantasia. Dopo che ripeto, posso bambino, non mi piace. Io vado avanti. Ma perché? Per quale? Non puoi saltare le domande, se no c'è la penitenza. Ti Che penitenza. dovrò rispondere una domanda in più. Va bene, risponderò poi un altro modo in più, che non lo so come spiegarlo. Non so, immagini una tipa, immagini che cazzo ne so io. Non so se tu lo so io. Cioè, di persone che immaginano situazioni, chi immagina una tipa. Ti guardo un calendario. Diciamo seduto, immagino, non Un so, orangotango. no dai, che cosa Non so cosa immagino, una tipa che immagino, no? Una tipa famosa, tipo non famosa. Sento con l'anno, non mi chiedere perché. che per questo c'è cioè, correggi calze con i tacchi, Vabbè. sai quante persone mi hanno chiesto cose strane. A me l'uomo è sempre nudo. O da pompiere, ok, cosa strana. Vai. La cosa più imbarazzante. Ah, no, questa. Fammi qualche esempio di dirty talk. Non so dove sia Non so neanche. avanti. Ti sei mai masturbato con qualche oggetto? Il più divertente. Sì. La cosa. Dove non sviare No, domande? niente, non credevo. Non ho mai usato cose strane tipo No. creme e saponi. Fa di solito qualcuno lo fa. Ci butto 10 amici maschi. Uno si è scopato la torta come in American Pie. Allora, quello non lo sappiamo. Con quante persone hai fatto sesso nella tua vita? Una. Lei. Siamo persone molto vissute. Sinceramente è meglio, farebbe schifo, sono sincera. Tutti i miei ragazzi sono sempre stati vergini. Stai molto simpatica. Vai. Ti piacerebbe farti legare e bendare durante il sesso? Bendare forse sì, legare no. Non mi piace. Bendare sì. Tanto facciamo, anche se facciamo buio cambia poco. Penso che era più riguardante alla donna, perché per Perché me io non ti potrei ah legare, beh, puoi giusto. essere il mio schiavo. Ah, Non vuol dire nulla, non vuol eh. dire nulla, Un giorno ti bendo, ho deciso. eccolo. Ti leggo come un salame. Invece ti benderò un giorno. Quanto tempo aspetteresti prima di fare sesso con qualcuno che frequenti da poco? Ma dipende da quanto tempo lo Dipende. frequento e tutto. Tipo te, per me potrebbe essere quasi così subito, sei tu che sei stato nel merito stronzo. Grazie. Sì, dipende, no? Vabbè. Un giusto lasso di tempo, Ci che vuole non sia sempre un anno, ma tempo. che non sia nemmeno Ci 3 mesi. vuole Per tempo. lui troppo. Come ti sei sempre immaginato, la tua amante ideale ha subito cambiamenti questa idea durante la tua esperienza sessuale? Sì, magari tu ti immagini che ti piace la Ah. tipa bionda, quelli che azzurri, tipo come il mio ex che aveva tutto il contrario di me. E poi adesso si mette solo quelle tipiche che somigliano a me. La tua donna è ideale. Io non ho, cioè non ho un canone ideale, io non guardo l'aspetto fisico, quindi per me questa cosa è invalidante. Non penso che possa essere.
No, scherzo, a parte tu. No, cioè non ho un canone specifico. Il mio ex, ad esempio, è tutto contro di lui, basso, occhio azzurro sul verde, era muscoloso, anche troppo per il mio gusto, ma una tartaruga ninja. Quindi non ho un canone Sì. preciso, cioè, mi piace, cioè, se vado a vedere mi piacciono gli uomini con i capelli lunghi, con un po' di barba, medio alti. Giusto. Basta, tutto qua. Però, cioè, dipende dal canone di bellezza che abbiamo, poi non è che ci dobbiamo per forza fidanzare quel canone di bellezza che poi può cambiare. Tipo può essere figo anche se gli occhi scuri o figo anche se gli occhi chiari. Non eri questo tu. Basta Giusto. Io sinceramente che bella te il culo a posto. proprio non avessi Sì, a potenza. posto. Basta che non abbia i capelli neri e caschetto, per lui va bene tutto. Aspetta, L'importante è che abbia i capelli lunghi. O rosso e biondi. Poi tutto il resto va da sé. Poi le tette del culo, a posto. ti piacciono i giochi di ruolo a letto? Sì, ma non li Non abbiamo mai l'ho mai fatti. fatto. Dovremmo Non farli. C'è proprio un Natale. Da quanto tempo? l'ho mai fatto. Il giorno dopo che ridiamo come due coglioni, secondo me. È Molto quella cosa molto probabile. semplice. Questo è proprio per tutte e due. C'è un abbigliamento. Una ma miss, un tipo di lingerie che preferisci addosso alla tua amante. Che poi la tua amante, vabbè, pensa alla Sì, tua vabbè. A ragazza. me piace tu hai le mutande bianche. Sempre detto Vabbè, tu lo sai. io. E loro non lo sanno. Di cui condividerlo con il mio popolo. Ecco, allora una maglia e Una maglia poi larga con i una larga collanti. e poi colà. E sotto lasciamo libero sfogo alla fantasia. Che tipo di personalità ti eccita? Virile. Lo fai tu, sei cattivo. Anche troppo. Sono cattivo, Sì. Sì, ma io cattivo, lui è cattivo, non sembra mai cattivo. dai. Non è rispondere Lo so che non ho risposto. E io non rispondo, mai. Non eh. Personalità. La tua. rispondere. La mia com'è? Molto gioiosa e. Non so, non so Aperta. come. Aperta, ecco, è Non molto aperta. intendere quella, aperta nel Va senso bene quel di fare che. quello che voglio. Ecco. Ma quanto sono. Lo facciamo in un'altra parte, Infatti, perché io non posso questo. stare a calli. Ci vediamo in un prossimo video con la seconda parte di queste fantastiche domande. Mettete l'hashtag Christmas Challenge, anzi Condividiamo. l'hashtag domande hot, strane e imbarazzanti, a cui il mio ragazzo è molto molto sempre imbarazzato. Ci vediamo nella prossima puntata. Mi raccomando, lasciate tanti like, lasciate sotto le domande se volete che rispondiamo. E niente, speriamo che non devo mettere il più 18 questo video. Molto Io non lo probabile metto, vediamo se verrà contestato. sarà Non vi saluti, e contestato. tanto ci sarà la copertina della Christmas Challenge, così non si vedrà nulla. Mettiamo solo hot sotto. Sì. Poi, Fuori col fuocherello. se sarà contestato, Metteremo il avreste visto, 18. vedrete che o non lo vedrete o sarà Giustamente. succede qualcosa. Un saluto a tutti. Ciao, Ciao, ciao. questo video.